with every single beat of my heart. Yes, I was born. Vediamo un attimino che cos'è un'impronta. Il problema è che dovreste anche vedere un attimino i cartelli, è un po' difficile. Allora, se voi camminate su un sedimento molle, incoerente, lasciate un'impronta. Avete mai osservato la vostra impronta? Com'è l'impronta del vostro cane, per esempio? L'avete mai osservata? No. Attentamente no, vedo che poi lo farete perché... Allora, voi lasciate un'impronta sul fango, su qualcosa di morbido, se potete lasciare un'impronta. Va bene? Scusami. Allora, se noi potessimo scendere e fare... No, non lo so come Se voi potessi scendere, fare una sezione, un taglio del fango su cui camminate, potreste vedere una serie di livelli di fango deformati via via sempre meno sotto alla vostra impronta. Quindi al di sotto voi, al di sotto della vostra impronta, lasciate delle subimpronte, cioè sempre una testimonianza del vostro passaggio, ma non siete più in grado di identificare la vostra la forma del vostro piede. Quindi impronta, l'impronta precisa del vostro piede sullo strato, sul livello dove voi camminate, sotto subimpronte, cioè finte impronte. Impronte, sempre prove del vostro passaggio, ma non definite e precise. Se la vostra impronta viene riempita, se la vostra impronta viene riempita da fango, da altra sabbia, da altro sedimento, il riempimento del vostro buco, della vostra impronta, viene detta controimpronta. Quindi abbiamo tre cose: la controimpronta, il riempimento in pratica, l'impronta, e cioè il buco esatto dove voi siete passati, è una serie di subimpronte, di finte impronte. Man mano che scendete in profondità, le subimpronte alla fine spariscono. La deformazione diventa sempre più debole finché ci saranno dei livelli non deformati. Noi vedremo, diciamo, su questa superficie sia delle impronte, sia delle subimpronte, e anche, non bene, delle controimpronte. Cioè noi vedremo delle impronte ancora con il tappo originale sopra, con il tappo di roccia. Queste impronte, cioè, sono state coperte da sedimento e da altro sedimento, questo sedimento che noi vediamo qua sopra noi, e quindi aprendo questa impronta, aprendo, diciamo, questa roccia, noi possiamo trovare la controimpronta, questo tappo che vedremo ancora imposto, l'impronta con la posizione delle dita, i polpastrelli, le pieghe delle mani e dei piedi, e poi delle subimpronte, cioè delle zone depresse ma bruttine, larghe, insomma deformate. Quindi saremo in grado di trovare queste tre cose. Ora, che cosa ricaviamo noi da un'impronta? Se è un'impronta vera, siamo in grado di determinare una quantità enorme di informazioni. Per esempio, in alcune impronte ben conservate io riesco a individuare i polpastrelli, quindi individuo per esempio le unghie, la posizione, le unghiate sul sedimento, individuo per esempio se l'impronta è perfetta, diciamo, se è ben conservata, anche qualche volta le scaglie, diciamo, le squame, la forma del piede. Riesco anche a determinare per esempio il peso di un animale. Se io ho una serie di impronte, stampi qua invece diventa un quadrupede e lascio invece qua, l'impronta della mano e del piede. Allora guardate, noi chiamiamo, vi diremo, questa è l'impronta della mano, questa è l'impronta del piede, perché così si dice, non è l'impronta dell'arto anteriore o dell'arto mano e piede, come le nostre, questa è la mano e questa è il piede del sauropode. Prendete la sabbia, lasciate le impronte. Se è bagnata lasciate una bella impronta, se è secca lasciate un buco. Però l'impronta bagnata, dopo un'ora di sole ad agosto, diventa secca e quindi di nuovo la sabbia scivola dentro e si deforma di nuovo, quindi l'impronta dopo 2 ore non è più bella come all'inizio ma si rovina. Allora, che cosa è successo qui? Qui questi animali sono passati, hanno lasciato le loro impronte belle e queste impronte belle sono rimaste. Questo perché c'era una specie di film, uno strato sottilissimo di, chiamiamoli microbi, di alghe minuscole, che hanno impedito, che hanno trattenuto i granuli nella loro posizione e hanno impedito ai granuli di scivolare. Quindi in realtà immaginate un suolo plastico, non più un suolo come nella sabbia, ma plastico, come fosse del pongo per esempio, provate a con le polpastrelle a incidere nel pongo,
rimangono i buchi, rimangono le pareti verticali, non solo, qualche volta il fango che voi schiacciate, il fango che voi schiacciate si alza sui bordi e lascia delle strutture che vengono dette bordi di espulsione, cioè il fango si sposta e si mette attorno. Quindi immaginate una sabbia di questo tipo, una sabbia marina, siamo in ambiente marino, il mare è qui vicino, ogni tanto viene, lascia dei depositi, li porta via. Immaginate questo sedimento, però bloccato, granulo a granulo, bloccato da questa mucillagine. Se voi andate al mare qualche volta, sulle rocce ci sono degli strati scivolosi, dove camminando si può scivolare, si può far male. È una specie di, è qualcosa di simile, una mucillagine o qualche cosa che, ha, che copriva tutta questa zona, e quindi quando gli animali lasciavano l'impronta, l'impronta, la sabbia non scivolava di nuovo dentro l'impronta, ma rimaneva nella sua posizione. Al momento siamo sopra allo strato dove sono passati questi dinosauri e siamo all'interno, perché qui sopra c'erano altri strati del Cretacico, all'interno del Cretacico. Stiamo parlando di questo strato di circa 80 milioni di anni fa, circa, e quindi siamo ancora, quegli strati su in alto sono ancora del Cretacico, quindi siamo ancora dentro, diciamo, l'era dei dinosauri, se la chiamiamo così perché la conosciamo così, siamo ancora dentro. E noi, quando potremo entrare dentro la cava, cammineremo sullo stesso strato dove sono passati questi dinosauri. Ma c'è da presumere che sotto era già duro. Era uno strato plastico, no, non era ancora una roccia, era uno strato. No, dove sono passati. Solamente nel senso che vivevano qui. Probabilmente era un centro di passaggio, cioè loro vagavano come gli elefanti, non è che hanno un punto in cui stazionano lì, vagano, vanno in cerca di cibo, si muovono anche per ragioni che non sappiamo esattamente, però hanno sicuramente una zona dove vanno a nidificare i dinosauri, sto parlando, sicuramente una zona dove loro andavano a nutrirsi, a mangiare, perché questa non era una zona ricca di vegetazione, e loro, essendo così tanti, numerosi, avevano bisogno di una grande quantità di vegetazione che qui non c'era, quindi avevano bisogno di una terra emersa stabilmente, quindi dove c'era la vegetazione costantemente, di questa terra anche per nidificare, cioè avevano bisogno di questa terra per mangiare e per nidificare. Ricordate che i dinosauri spesso nidificano negli stessi posti, quindi tornano a nidificare nello stesso luogo, e quindi quel luogo deve essere un luogo sempre emerso, stabile. Quindi si tratta, questa è una zona marina dove il mare va e viene temporaneamente, ma ci deve essere sicuramente una zona da altre parti dove non lo sappiamo, però una zona costantemente emersa, probabilmente. Questo ci costringe a modificare il modello geologico che noi avevamo, però è un'informazione in più e quindi bisogna posizionare questa informazione in più in questo modello. Quindi, com'è? Sì, questo era un luogo sì, emerso e non emerso, però probabilmente c'era un'altra zona che poteva essere... La parte più alta che abbiamo in queste parti... Costantemente emerso, sì, poteva essere... Cominciamo a capire che di fronte a una serie di impronte noi non siamo di fronte a un morto ma a un vivo. Quindi se è facile classificare un osso, relativamente facile, è assolutamente difficile classificare le impronte. Perché? Chi di voi sia stato cacciatore o scout o quello che è lo sa. Le impronte dipendono dal piede ma dipendono pure dal substrato. Quindi se voi trovate una fangazza dove sprofondate, lasciate l'impronta così profonda. Se trovate la sabbia, fate un pochino. Poi a questo noi dobbiamo aggiungere la variabilità legata alla crescita dell'animale. E un cucciolo lascia l'impronta, un grosso lascia un'altra impronta. A questo dobbiamo aggiungere la variabilità legata ai differenti animali. Quindi noi partiamo da dei buchi per terra e dobbiamo per prima cosa fare pulizia di tutte le variabilità per poi incentrare l'attenzione su quelle belle, cioè sulle impronte che riflettono esattamente la forma del sotto del piede dell'animale che l'ha impresso, in cui vediamo le impronte del sotto del piede, la pelle. Quindi queste rappresentano un animale con un piede pulito che appoggiava giù il piede, lasciava l'impronta, poi se ne andava ed ecco. Ma che dice poco. Perché? Perché probabilmente questo aveva messo il piede nel fango, si era sporcato di fango, aveva uno scarpone di fango intorno al piede. Quindi quello che ci lascia come impressione non è il sotto del suo piede, ma è il sotto di quell'ammalloppo di terra che chi è stato in campagna lo sa. Tante volte lo scarpone pesa più della gamba, lo so.
ma se trovassi solo questo tipo non potrei studiarle, che è un'impronta di lavata, cioè qui è passata l'acqua. Ora se voi andate sulla sabbia al mare, lasciate le bellissime impronte, poi arriva l'onda e voi vedete una serie di buchette, perché l'acqua, quanto può essere plastico, per quanto tempo rimane plastica questa roba? Vogliamo essere grandi, proprio lussuosi, diciamo 10 giorni, un mese, in un mese sono passati tutti questi e tutte le buche che qui vedete sono impronte. Contate, senza contare tutte le zone di copertura, siamo a più di qualche migliaio. Io non voglio mai esagerare perché vorrei tenere il gioco basso, ma siamo a qualche migliaio di impronte. Siamo a qualche migliaio di impronte, come vi ha detto Eva, di qualche tipo, cioè 6-8 tipi di animali diversi. Tutti sono passati in meno di un mese. Quindi quando io trovo questi, posso pensare che quella è passata il primo giorno quando c'era ancora un po' d'acqua, questo è passato dopo 4 giorni quando c'era la fangazza che si appiccicava al piede, e questo è passato dopo una settimana quando oramai era plastico ma non più adesivo. Devo fare questa discriminante, non ci posso giurare, perché questo potrebbe essere avvenuto pure tutto in 2 giorni, sole tropicale, si asciuga subito e così via. Dopo questo evento sono passati vagamente, diciamo un mese, e in un mese questa sabbia è diventata roccia. Poi è tornato il mare e ha riportato sabbia che ha coperto queste buche, ma oramai quella era roccia e quella era sedimento, e si è formata la divisione che è quella che voi vedete in ogni strato. Uno shock, che conoscete l'effetto zuccheriera? Chi di voi non ha riempito la zuccheriera e poi gli dà una botta e lo zucchero cala? E i granelli di sabbia fanno lo stesso, basta un terremoto che fa l'effetto zuccheriera e il sedimento che segue non si mischia più con quello di sotto e si formano gli strati. Ora, su una superficie di 80 milioni di anni fa, che sopra di noi, strato per strato, livello per livello, si sono deposti altri 80 milioni di anni di storia. Se voi pensate che ogni strato è un evento storico, questo è come un libro di cui sono state strappate delle pagine e siamo arrivati alla pagina meno 80 dal presente. Quindi siamo a 80 milioni di anni fa. E in questo che abbiamo fatto? Perché se voi vedete questo, sono impronte che ancora hanno il riempimento. Di questa cava non abbiamo visto ancora nulla. Quindi la potenzialità è assoluta, questo per farvi capire l'importanza di questo lavoro. Noi abbiamo già 6 taxa, 6 gruppi di animali, ma non abbiamo visto niente di questo. Se voi vi rendete conto di quanto è scoperto rispetto a quello che ha scoperto, capite che la speranza di trovare mostri a sfascio è enorme. Inoltre abbiamo, tra le varie impronte, ne abbiamo una, credo che sia bellissima per chiunque, insomma. Qui si vedono 4 dita zoccoli e il retro della zampa, quindi l'animale andava in questa direzione e aveva 4 dita disposte a fiore, cioè disposte in questo modo, dita che non terminano con l'unghia come quella del cane o del lupo o degli uccelli, ma che terminava con uno zoccolo come quella degli elefanti, dei moceroni. Quindi un animale goffo con le dita zoccolute, di cui 2 sono più impresse. Perché sono più impresse? Perché il carico efficace quando io cammino è questo. Nel momento in cui io spingo, i 2 carichi della mia camminata sono l'arrivo, la sospensione, quindi questa è una fase statica, anche se mi vedete correre c'è un momento in cui sono in equilibrio, e poi la fase di calcio, che è quella che effettua la spinta. Nel momento in cui effettua la spinta i vettori sono più orientati esattamente sulle zone di spinta. Ecco che le 2 dita, terzo e quarto, di questo animale
sono quelle che hanno dato la spina, non solo. Ma quando l'animale ha sollevato il piede per andare via, ha fatto così, però poi deve capire, ha risucchiato il fango che gli ha creato questo monte di fango all'interno. Quindi qui abbiamo una esatta fotografia dell'impronta attuale, e voi vedete le impronte lasciate dai cani, quindi hanno tutta un'organizzazione, io li osservo sempre, e fanno tutti i loro suoni, e i dinosauri facevano tutti dei suoni, come delle enormi papere. Adesso le papere che sono, quelli nel naso, quei dinosauri con la tromba sul naso, facevano dei suoni infarti, che è stato possibile costruire la questione. Tutto l'apparato suonatore, quindi noi sappiamo che si cantava, si davano le spinte, io battere via, come le vedo, è una vita enorme, questa mi raccontare, non sono mostri della nostra immaginazione, sono stati animali vissuti per 160 milioni di anni, noi siamo vivi da 1,5 milioni, 2 milioni di anni. Gli animali che si erano adattati perfettamente con comportamenti, c'erano i bambini che la portavano da mangiare, quelli facevano la guardia, maschi e femmine che riconoscevano, se uno era colorato, uno non era colorato, tutto normale, non era grave, ma era tutto. Andiamo avanti, adesso parliamo di tecniche. Lo sapevo, sarà una cosa deliziosa, avete rotto gli argini, chiamate la forza pubblica. Perché già noi fa un certo effetto. Noi abbiamo una sequenza di piedi e mani, vedete che qui continua, ma lasciamo perdere. Ecco qua. Io cammino sempre. È vero. Arrivato qui, altra direzione. Ancora una volta è un animale che non va verso il destino, ma cammina. Che c'è di bello in questo? Se voi... Boni. Silenzio! State buoni! Se potete, state buoni. No, state buoni perché io ho finito, dico la verità. Immaginate che questo sia un elefante, cioè il sedere di un elefante. C'è un angolo fra le gambe che è troppo largo, non può esistere. Allora che vuol dire questo? Ho bisogno di un angolo più piccolo. Per fare un angolo più piccolo che devo fare? Devo alzare il punto di svito. Il bacino di questo animale sta qui e allora l'angolo fra le gambe è quello giusto. Ottengo l'altezza del bacino. Lo stesso faccio per le mani e ottengo l'altezza del cinto scapolare, cioè di questa cosa, o il garrese come si dice per gli animali, per i cavalli, e ottengo un animale che alto 1,5 metri, 1,40 metri il bacino e 1,20 metri circa di cinto scapolare. Sì, li dovresti entrare dentro, non si può stare. Entrare perché non vediamo nulla noi. Questa entra è una classificazione. Poi abbiamo una traccia bianca che è la direzione dell'animale. Allora siamo d'accordo che ho potuto ricavare l'altezza del bacino, ricavo anche che il carico massimo dell'animale è sul piede posteriore, quindi il piede posteriore è portante, il carico dell'animale è appoggiato sul bacino, la stabilità sulle zampe davanti, un collo e una coda, perché i rettili hanno un collo e una coda. Siamo tutti? Adesso guardate un'altra cosa. Questo è un piede destro, io mi metto qui e cammino, anche abbastanza normalmente e faccio circa 8 passi nel tempo in cui lui ne fa 12. Cosa vuol dire questo? Le cose sono due, o questo camminava come i pazzi, cosa che è assolutamente irreale, la frequenza dei passi è la stessa, oppure io sono una volta e mezzo più veloce di lui. Quindi se io camminavo a 3 km l'ora per questo pezzo, questo modo, lui in questo momento camminava 1,5 km di velocità, 1,5 km l'ora, io ho l'altezza. A questo punto mi manca solo di definirlo un po' meglio, se venite qua
vediamo più definito. Tutto questo sto sui piedi. Siete tutti? Come doveva essere questo animale? Che bacino c'ha? La larghezza massima del bacino è questa, cioè rappresentata da questa riga arancione. Che significa? Che è un animale a bacino stretto e con le gambe sotto il bacino. Quindi il suo carico del peso è sostenuto da ossa che sono tutte allineate. Mentre se voi vedete un coccodrillo o un rospo, per dire un animale che c'è più familiare, abbiamo le ossa disposte ad angolo. Tutti gli animali che hanno le ossa a colonna possono essere solo o mammiferi o dinosauri. Quindi questo era un dinosauro perché 80 milioni di anni fa i mammiferi erano dei topi di queste dimensioni. Ci siamo tutti? Se questo era il bacino, scusate, il cinto pelvico, cioè la distanza tra le teste dei femori, e questo è il cinto scapolare, questa qui è la colonna vertebrale dell'animale, cioè questo pezzo di colonna da questo cinto a questo cinto. Con dei calcoli che noi sappiamo dagli scheletri, sappiamo che se questo è un metro e mezzo corretto, perché poi è tondo, poi è in movimento, quindi ci sono delle correzioni da fare, ma voi non lo dovete sapere. Questo era un metro e mezzo, ci dobbiamo aggiungere un metro e mezzo di coda e un metro di testa. E arriviamo a 4 metri di bestia, 3 tonnellate. C'è di più, una coda di un metro e mezzo, attaccata dietro a un bacino alto 1,20 m, 1,50 m, comunque avrebbe toccato terra. Perché non lascia l'impronta? Perché i dinosauri tengono la coda in alto per bilanciare il peso della testa. Allora, se voi immaginate una specie di dondolo che ha la coda dietro, il punto di dondolì dondolà sulle zampe posteriori, perché abbiamo visto il carico massimo, e il corpo davanti, che ne risulta? Che se questo camminava normalmente, lento lento, andava bene così. Se doveva correre, avrebbe alzato la coda, alzata la parte anteriore del corpo e corso bipede, come fanno normalmente, se voi avete visto mai i ramarri, quando scappano, camminano su quattro zampe, ma quando devono andare a una certa velocità, si devono alzare, si fanno a U, con la coda tirata su, il corpo tirato su e camminano bipedi, come le galline. Cioè invece di camminare con le zampe piegate, camminano con le zampe tese. Questo era in grado di fare esattamente la stessa. Vi ho detto tutto. Addio. Grazie. Grazie.